Benvenuti a questo video che vi mostra le principali funzionalità del Tecnopiano TP300C. Come potete osservare, questo pianoforte differisce dagli altri perché ha la tastiera delle funzioni presente alla sinistra e devo dire che è ben nascosta e quindi non va a pregiudicare l'estetica del pianoforte. Come potete vedere, c'è tutta una sequenza di tasti, si va dai grandi classici come ad esempio il tasto del metronomo, di cui ovviamente si può anche regolare la velocità. E, dopodiché ci sono anche il tasto per registrare. Questa funzione è molto interessante perché io, ad esempio, posso decidere di registrare un determinato brano. E poi posso decidere di suonarci sopra. Inoltre, sempre nella sezione delle funzioni, è possibile attivare o disattivare determinati effetti. E, ad esempio, tenendo premuto il tasto Function insieme a questo Sol, vedete che compare On. On significa che io ho inserito il riverbero. Vi ricordo che ovviamente dal manuale di istruzioni potete ripassare quale tasto corrisponde a quale funzione. Inoltre, posso anche decidere di attivare il chorus, vi faccio giusto sentire il riverbero, rimettiamo un attimo il suono del pianoforte, così si può apprezzare meglio. Scusate. Adesso voglio attivare il chorus. Per attivare il chorus, tasto Function più nota La. Vedete che il pianoforte ha aggiunto l'effetto chorus. Dopodiché, per disattivare si fa la stessa identica procedura, quindi sempre il tasto Function Sol per disattivare il riverbero, off infatti, tasto Function La per disattivare il chorus. È possibile inoltre passare alla modalità Dual Voice o alla modalità Split. La modalità Dual Voice permette di sovrapporre due suoni all'interno della tastiera e in primis si definisce il primo suono, in questo caso è il suono 1, cioè il pianoforte. Dopodiché, premendo il tasto Function e la nota Do, si attiva il Dual Voice e a questo punto devo decidere qual è il secondo suono. In questo caso è il 50, di base sono gli strings, ma ovviamente lo posso anche modificare. E vedete che se vado a suonare, il pianoforte suonerà insieme agli strings. Però ovviamente posso anche decidere di cambiare questo suono. Ma oltre alla modalità Dual Voice, posso anche decidere in alternativa di utilizzare la modalità Split. La modalità Split, vi ricordo che vi divide la tastiera in due parti differenti, in cui in una parte è presente un suono e nell'altra parte è presente un secondo suono. Quindi, ad esempio, premendo il tasto Function insieme alla nota Re, si attiva la modalità Split e osservate che ho il mio pianoforte a destra, che era il suono selezionato precedentemente, e ho il mio suono 50 a sinistra. Ma
di uscire da questa modalità. Dopodiché è possibile navigare all'interno del menu con i relativi. Tasto, ah, dimenticavo, function più nota mi permette di attivare i suoni percussivi. Potrei andare avanti per delle ore. Con il tasto Tone Rhythm posso decidere di modificare il suono oppure di modificare un determinato ritmo. Se sono in modalità Tone, ovvero T-O-N, vedete che posso modificare il suono. Se vado in modalità Rhythm, posso decidere di modificare il ritmo che viene riprodotto. Vedete che c'è questo bel tasto Fill che vi permette anche di modificare il fill e di lanciare determinati fill. Infine il tasto Intro End vi permette di chiudere il brano. Mentre riproduco un determinato ritmo, posso suonare nuovamente oppure posso decidere di selezionare la modalità chord, nel quale partono dei pattern predefiniti e posso modificare la nota del pattern. Inoltre vi ricordo che in questo pianoforte è possibile riprodurre un file audio. È possibile farlo per mezzo del Bluetooth, quindi ad esempio utilizzando il vostro smartphone potete collegarvi in Bluetooth al tecnopiano e riprodurre un file audio. Questo file audio uscirà dalle casse del pianoforte e potete anche suonarci sopra e anche il suono del vostro pianoforte uscirà dalle medesime casse. Benissimo, spero che questo video vi sia stato utile e vi abbia permesso di scoprire questo tecnopiano TP300C. Mi resta che dirvi alla prossima!